Romolo Notaris, 37 anni, fa la guida alpina, ha scalato il Pumori, oltre 7.000 metri, e ha tentato l'Everest dal versante cinese e non ce l'ha fatta. Che cosa le ha impedito di concludere l'impresa? Beh, prima di tutto per me c'è stato il mio incidente, ho avuto una rottura di una caviglia oltre 6.000 metri e il ritorno al campo base che è stato una cosa abbastanza allucinante. Comunque questa è stata la difficoltà che ho trovato per non poter scalare l'Everest. E per il resto della spedizione invece il cattivo tempo che ci ha perseguitati dall'inizio fino alla fine della spedizione. Che cosa si prova dopo una sconfitta in montagna? Beh, io e dopo un successo anche? Dopo il successo penso che si è felici, si ha voglia di tornare per poter rigustare di nuovo questa sensazione che si prova dentro della conquista. E dopo un insuccesso posso dire che è la stessa cosa, io ho ancora voglia di ritornare per riprovare forse quello che avevo già provato prima, la vittoria. Non si è mai chiesto, ma chi te lo fa fare? Non c'è mai stato un momento. Assolutamente. Io penso che, appunto, parlando di rischio, il rischio sia un'eccitazione enorme e l'eccitazione trovo che è un segno di vita anche. Che cosa la spinge a fare lo scalatore? Ma sicuramente il fatto, prima di tutto, che fare lo scalatore mi dà modo di poter avvicinarmi alla natura in un modo nel quale mi piace. E poi anche proprio per il fatto che fare lo scalatore si provano dei sensi di rischio che altrove non si possono provare o al limite in altre cose non posso provare. Qual è il pericolo maggiore in montagna? Ma sicuramente il pericolo che non si può misurare è quello sovrastante, il pericolo oggettivo, le valanghe ad esempio, le scariche di seracchi. Io ne ho vissuto uno 10 anni fa, mi sono morti 4 amici vicino a me e lì ho vissuto un momento veramente intenso della mia vita, la morte è stata molto molto vicina. Però è anche stato forse uno dei momenti più vissuti della mia vita. Bonatti, secondo lei il pericolo maggiore andando per le vette qual è? Il pericolo maggiore io lo ripongo nell'imponderabile, perché l'imponderabile appunto può colpire chiunque in qualsiasi momento e quindi tutti siamo soggetti all'imponderabile. E per il resto no, perché naturalmente se abbiamo concepito di fare una certa cosa è perché abbiamo ritenuto di avere le carte in regola. E quindi non può esistere un vero pericolo, un vero rischio, nel senso disastroso, nel senso appunto non previsto. Lei qual è la volta in cui ha rischiato di più? Beh, la mia vita avventurosa dura ormai da oltre 30 anni, quindi in 30 anni vivendo sempre al limite della vita e della morte, è chiaro che qualche volta mi sono trovato in queste condizioni. Sì, mi è capitato qualche volta, sia sulle nostre montagne che in capo al mondo. Me ne racconti una, quella che le è rimasta più dentro? Beh, ecco, l'esperienza che mi ha, più delle altre, mi ha traumatizzato è stato qualche anno fa nella foresta amazzonica, dove mi sono venuto incredibilmente a trovarmi nella condizione di non poter più agire coi miei mezzi. Quindi la consapevolezza di essere totalmente affidato ad altra gente era un'esperienza che non avevo ancora provato. E per me è stata angosciosa, tragica. E per lei l'impresa in cui ha corso più pericoli qual è stata? Beh, a parte averne corse tanti, ad esempio un volo in montagna è sicuramente un momento molto drammatico. Penso che sul Makalu, nell'80, scendendo dal campo 3, eravamo in due, ci siamo persi. Era d'inverno. L'Himalaya d'inverno vuol dire 50-55 gradi di notte e quindi se non avremmo ritrovato la strada, cioè le corde fisse per poter tornare al campo 2, sarebbe stata la fine. E qui devo dire che ho vissuto forse uno dei momenti più intensi anche dal fattore così. Ero praticamente convinto che se non avessimo trovato le tracce era finita. E questo è sicuramente stato uno dei momenti più lunghi anche. Il fatto... E allora che cosa ha pensato all'idea che fosse finita? Beh, penso che in un primo momento si rifiuta a priori di accettare la morte, e si combatte fino all'ultimo e poi ci sono degli istanti, mi ricordo mi sono seduto nella neve e mi sono detto, beh, in fin della fiera qui ci sei venuto perché hai voluto tu, accetti questo rischio e adesso lo subisci fino in fondo, se ti va di morire qui, resti qui.